Radio In, una radio tutta da ascoltare. Come facevano i supereroi una volta, si infilavano alla cabina telefonica, si cambiavano d'abito e spuntava il costumino, e invece io cambio semplicemente nome, ma sono sempre qui in diretta Radio In a tenervi buona compagnia, stavolta come Alex Borghini con Grazie a Dio lunedì, appuntamento in diretta fino alle 23:30, a volte dipende sempre dagli ospiti che vengono a trovarci in studio. Parleremo anche di fantasy dopo le 22:30, perché stasera avremo i nostri amici del fantasy, la Pinello, Lavinia Pinello, il Corselli e lo Spettrone. Ci sarà anche un collegamento telefonico con qualcuno di veramente importante. Tutto questo dopo le 22:30. Oh, arriva il momento da dedicare al fantastico. Come sapete, ormai noi siamo un punto di riferimento per il fantastico, e qui ormai ci definiscono i moschettieri del fantastico. Io sono D'Artagnan, poi c'è lo Spettrone che io direi Portos e poi chi è? Athos l'altro. L'altro è Athos. Vabbè, anche Aramis, Aramis sono io. Mi ho già fatto presente, non voglio essere un moschettiere, voglio essere Richelieu. Lui vuole essere Richelieu. Tanto per rompere gli schemi. Gli schemi. Va bene, allora in diretta rigorosamente su Radio In, regolate le cuffie per non far fischiare. Sì, tutto anche il quanto. Microfono che si deve essere seduto prima di me qualcuno di due metri. Sì, infatti è 1,85 m circa. Ecco, e Corselli, come sta? Sta bene? Ma adesso meglio, si mi sono ripreso. Oh, sì. Per fortuna Corselli si è ripreso. Spettrone, niente, non riusciamo a farlo ammalare. Ci abbiamo provato. Corselli cercava, spettro è difficile. Cercava Corselli di baciarlo in bocca per contagiarlo, ma non ci è riuscito. No! Stava per vomitare, ma non ci è riuscito. Allora, stasera abbiamo fra poco? Chi avremo con noi? Diciamo, dai, forza, diamo la notizia. Allora, lo presenta Antonio, Spettro, anzi, perché voi per Antonio non lo conoscete, lo chiamate Spettro, quindi Spettro. Lo presenta Spettro. Si avvicini al microfono non tirandolo a sé, si avvicini lei e non avvicini il microfono. Lo vedo pericolosamente a terra il microfono. Stasera abbiamo un grande autore e sceneggiatore, ovvero, non solo autore, ovvero. E come sceneggiatore ha fatto tanto. Come si chiama? Il nome. Dammi il tempo. Stiamo parlando di Sergio Altieri, ma io ho conosciuto come Alan Altieri. Ecco, io lì lo vedo. Visto? Corselli, io faccio la domanda tra bocchetti. Mica, questi spettri hanno una personalità particolare. Sì, devono essere presi in una certa maniera. Ecco, allora, Alan Altieri, fra poco ci metteremo in contatto telefonico con lui. Un attimo, perché c'era Antonio che lo stava presentando. Sì, stava dicendo... prego. Lo possiamo dire pure dopo la canzone. Lo facciamo ora. Breve presentazione. Allora, Sergio Altieri, Alan Altieri, è conosciuto per vari motivi, per aver collaborato come story editor con film molto famosi, tra cui anche Atto di Forza. È conosciuto per aver tradotto l'intera saga del Trono e Spade, aver curato l'antologia di Lovecraft. È conosciuto anche e soprattutto per aver sceneggiato anche diverse fiction come quello della Uno Bianca. E inoltre, cosa non meno importante, è un grandissimo scrittore che ha creato la saga di Terminal War. Benissimo. Sarà quella di cui parleremo stasera. Ed ecco con noi Alan, Sergio, ambedue. Anch'io ho due nomi comunque. Benvenuto su Radio In, Alan. Ci sei? Pronto? Ci sì, senti? Pronto, grazie. Ciao. Alex, un saluto alla Vinia e un ringraziamento a tutti voi di Radio In e soprattutto a quelli che vogliono ascoltarci. Quindi sono tutto vostro, benvenuti all'inferno. Eccolo, è partito alla grande, capito? Allora, io direi di partire subito a raffica parlando di Terminal War. Della tua ultima fatica ancora in corso d'opera, tra l'altro, di cui ho letto la sinossi dell'intera opera e merita parecchio, perché sono dei romanzi molto particolari.
Molto interessante. Molto interessante. Grazie Lavinia e Alex, vi ringrazio entrambi. No, c'è anche quello là, era Fabrizio Corselli, perché siamo Fabrizio Corselli. Fabrizio, ok, un saluto anche a Fabrizio. Ciao. Ciao Fabrizio, grazie di nuovo per avermi dei vostri e complimenti. Chiunque conduca la radio chiunque oggi merita una statua equestre in scala al 200%, fusione in bronzo monoblocco. Non sto scherzando, ovviamente. Venendo a Terminal War, come Lavinia, come tu hai visto, è una serie in realtà di 6 libri. Esatto. Inizialmente dovevano essere 5, ma poi mi sono reso conto che nel volume 2 si sarebbero sovrapposte 2 situazioni che narrativamente facevano cazzotti una con l'altra, più che altro per il luogo dove si svolgono. Mm-hmm. Come il titolo suggerisce, la guerra terminale, la guerra finale, la specie umana contro un nemico. Che nemico? Un nemico. I nemici in circolazione ce ne sono parecchi, come sappiamo. Questo è il nemico che veramente non vorremmo incontrare. Posso andare avanti? Certo. Fermami la vita, fermatemi, ragazzi. Sì. Vado, ok. Siamo in un futuro ragionevolmente prossimo, fine del XXI secolo, seconda metà del XXI secolo. Il pianeta Terra è una schifezza ben peggiore di quella che è oggi. Wow. Sembra incredibile, vero? Eppure sì. possiamo sempre peggiorare. Ecco l'aspetto incoraggiante delle vicende umane. We can always get worse. Perdonate la parentesi inglese, deformazione professionale. Si è fatto prendere. Nel senso che il pianeta Terra ha affrontato e sta tuttora affrontando in questo futuro, da qui a 120-150 anni, da un lato gli effetti climatici del global warming, del surriscaldamento globale, dall'altro gli effetti demografici, strutturali, antropici di una mega pandemia. Tenete conto che tutte queste, la Vigneo ne accennavamo in una serie di post elettronica, in una conversazione precedente, sì, potrebbero non torchiato. Essere affatto vicende campate in aria, perché il global warming ormai è questione di quotidiana, se ne parla quotidianamente. Le fratture nei ghiacci dell'Antartico, lo scioglimento dell'Artico, e a quindi Milano non abbiamo resta adesso che anche espatriare. Le palme, qualcuno gli ha dato fuoco, però no, sono sempre palme, palme. Da un lato, dall'altro l'ipotesi che un super virulento possa acquisire una sua stabilità virale e batterica e spargersi creando qualcosa di 100 volte peggiore della spagnola dell'anno 1918-1920, la spagnola, forse lo ricordiamo dai libri di storia, causò più vittime della prima guerra mondiale. E allora in questo fine prima parte. In questo momento ti stoppiamo un attimo, mettiamo sulla musica e lasciamo proprio gli ascoltatori. Quando stava diventando tutto così allegro. Infatti, è per quello, perché così lasciamo tutti su con le spine. Ok, ma stai in linea. Che mettete? Stai in linea. Rimani in linea. Grazie a Dio lunedì, ogni lunedì fra le 22 e le 23, a volte sforiamo anche fino alle 23.30, dipende anche dall'influenza che per adesso colpisce i nostri ospiti. Abbastanza sì, capita, abbassiamo le cuffie lì dentro perché lo spettro sta... Lo spettro sta armeggiando con le cuffie. Allora, armeggio. Vediamo se abbiamo ancora Alan in linea, pronto? Certo. Ci sei? Pronto? 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 Sì, benissimo. Allora, seconda parte, sempre circa 3 minuti a disposizione, okay, per parlare. Eravamo arrivati alla pandemia peggio della spagnola. Andiamo avanti. Ok, contenti di avermi dei vostri stasera. Tantissimo. Assolutamente. Okay. Assolutamente. Allora, senza stare a cercare di riassumere quelle che attualmente sono quasi 800 pagine di testo su 3 volumi. Wow. La grossa innovazione tecnologica, ma anche questa potrebbe non essere così campata per aria, che troverete in Terminal War è il motore che ci permette di aggirare la velocità della luce, vale a dire abbiamo la propulsione interstellare. Come
Star Trek la curvatura, ma a differenza di Star Trek tu mi dicevi che l'universo che andremo a incontrare non è L'universo, a differenza di Star Trek, a differenza di tutto quello che leggiamo nella, nella tradizione della space opera fantascientifica, dove abbiamo un universo pieno di alieni, creature, pianeti più o meno rigogliosi, gli uomini nel loro tentativo di esplorare il cosmo non hanno trovato assolutamente niente. Fiasco completo. Cioè la desolazione totale. Pochi pianeti, quei pochi, uno più fetente di quell'altro, la cosiddetta habitable zone è un sogno. Addirittura peggiori dei pianeti che abbiamo visto nel grandissimo film di Christopher Nolan, Interstellar. Quelli non erano pianeti abitabili, però magari dandoci un po' dentro, forse. Invece, in questo caso non abbiamo trovato assolutamente niente. Una schifezza di cosmo, insomma. Una vera fedeltia. Ok. E quindi che facciamo? Allora, che facciamo? Beh, c'è un fenomeno di depressione globale. Oh, che bello, andiamo a colonizzare là fuori. Non colonizziamo un accidente di niente. Siamo intrappolati in questo cesso di pianeta. Che bello. Fino a quando, e qui ovviamente deve succedere pur qualcosa, arriva, la faccio breve, un segnale dallo spazio profondo. Segnale, in realtà è un, dico un segnale perché non è esattamente un segnale radio, ci sono delle componenti gravitazionali, delle componenti ad alta energia, per cui ovviamente allora non siamo soli intrappolati su questa fetenzia, c'è qualcuno barrato qualcosa là fuori che sta cercando di comunicare. Che vita. Andiamo a scoprire che cos'è. Mai idea fu peggiore di questa. Insomma, una scelta giusta, sto genere umano non lo fa proprio. No. Beh, chi di voi conosce il mio lavoro di narratore, chi da coloro i quali hanno la volontà di ascoltarci, conosce il mio lavoro, sa che io non offro Heidi o Biancanevi Settenani. Meglio, direi. Ad andar bene è l'anticamera dell'inferno, ad andar male è proprio il fondo dell'inferno. Trovi. Well, you know, it's a tough job, somebody's got to do it. e quindi Terminal War è esattamente la quintessenziale discesa agli inferi. C'era Fabrizio che voleva farti una domanda, sì, per cui mandiamo adesso la musica, poi ti facciamo questa domanda. Okay. D'accordo, fine seconda parte, torneremo fra pochissimo. 10 minuti circa alle 23, abbiamo ancora con noi Alan, pronto? Ci sei? Sono qui. Bene, allora, la catastrofe finale e due domande dai nostri moschettieri, il Corselli e lo Spettrone. Che allora, non stavano più nella pelle. Iniziamo da Fabrizio Corselli, che Corselli. Ti va a fare una domanda. Va bene Alan, praticamente tu avevi un po' già accennato alla categoria della space opera. E quindi della space opera come nel senso classico della science fiction epica, ma volevo spiegato da te anche questo riferimento alla fantascienza realistica, se puoi anche spiegare. Un'ottima domanda, ti ringrazio. Cioè il mio sforzo in questa serie è di presentare un futuro accessibile. In una quantità anche di grandissime serie della fantascienza, la serie della Fondazione di Isaac Asimov, per dirne una, le serie del grande autore americano Dan Simmons, Hyperion, Endymion, eccetera. Gli stessi romanzi iniziali di George Martin, ormai un autore culto planetario con Game of Thrones, presentano tutti questo universo estremamente affollato e a volte difficilmente accessibile perché è pieno di trucchi, il teletrasporto, viaggi nel tempo, eccetera. Io ho cercato di sbaragliare il campo da tutte queste componenti pur fondamentali, presentando qualcosa che al di là della propulsione FTL, Faster Than Light, è accessibile anche oggi, in questo momento. Se noi avessimo la propulsione oggi, sono certo che alcuni di voi hanno visto la serie Sky Mars, sì. In cui ci fanno vedere, andiamo avanti e indietro tra la Terra e Marte e colonizziamo Marte. Se noi avessimo a disposizione la propulsione che ci permette di arrivare a Proxima Centauri, piuttosto che non ad Antares, piuttosto che non a Betelgeuse, avremmo quello.
Quindi ho cercato di spostare, anticipare i parametri della space opera da un futuro estremamente remoto a un futuro accessibile. E qui, questa è stata la mia direzione. E qui mi viene da chiederti, da fare la mia domanda, perché io leggendo la sinossi, più che un riferimento alla space opera presa dalle famose serie TV o dai famosi romanzi Dan Simmons, ho visto più riferimenti al cinema più classico e più famoso, come Alien per esempio. Volevo sapere se la tua attività da sceneggiatore, soprattutto o da story editor come quella in Atto di Forza, ha influito in questa realizzazione. Un'altra domanda centratissima, Fabrizio, ti ringrazio. Sorry kids. Te l'ho detto, ogni cosa che dici può essere usata contro di te. Sapevo che sarebbe finita così. Comunque, un'altra domanda centratissima, e questo ci riporta, era una battuta prima ma adesso non lo è, alla deformazione professionale. È inevitabile che nel mio lavoro di narratore io faccia riferimento a quella che è stata la mia esperienza di sceneggiatore. In un incontro a Milano a cui ha partecipato anche Lavinia, ci siamo ritrovati a disquisire del fatto che ormai ciò che un tempo erano formati narrativi diversi, cinema, teatro, televisione, libri, fumetti, eccetera, adesso sono un unico universo, nutrito soprattutto dai videogames. Lì ormai è tutto un unico sistema, quindi in Terminal War sia il mio lavoro di sceneggiatore sia il mio essere un appassionato di fumetti, in particolare fumetti futuristici, entra. Quindi allora, sì, c'è un po' di Alien, anche se il nemico non ha niente a che vedere con quel meraviglioso mostro. Diciamo la sensazione di... Non possiamo dire tutto. Non si può dire. Spettro. Anche se io ci ho provato a torchiarlo, ma... Petro freme spesso. Sì, eh? Stiamo fremendo tutti. Io ci ho provato a torchiarlo. Alan, allora, i riferimenti invece per avere notizie che ti riguardano, pagine Facebook, internet, eccetera. E soprattutto dove possiamo trovare i tuoi libri? Allora, i libri si chiamano Terminal War, ognuno ha un titolo diverso. Il primo si chiama Juggernaut ed è stato pubblicato nel 2013. Quest'anno dovrebbero arrivarne due, uno certamente che è Terminal War 2 Magellan, Magellano appunto, che è il nome di un oggetto cruciale nella narrazione. Cattivo. E il numero 3 si chiamerà Maelstrom, come la discesa nel Maelstrom di Edgar Allan Poe, edizioni Tea. Ho una pagina, una fan page su Facebook con aggiornamenti, teaser, indicazioni e tutto quanto. Alan Di Altieri. Allora, praticamente diciamo così, concludendo, hai detto il nome di un oggetto e non sappiamo che oggetto è. Sappiamo che incontreremo qualche nemico, ma non sappiamo che nemico è. Ma lo sai che sei cattivo? Cioè, detta proprio così, eh. È più, uno sporco lavoro. È più cattivo Alan o Sergio? Chi è più cattivo dei due? Va bene, comunque ti aspettiamo qui in studio, Alan. Dico, grazie, un salto, ragazzi, in Sicilia. Alla prossima, assolutamente. Sono in quadra, sono a vostra disposizione. Okay. E di nuovo un ringraziamento a tutti voi. Grazie e a tutti te. Ciao, che ciao. Grazie a te. Ciao. Un abbraccio. Un abbraccio. Ciao. 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 Ciao.